la difficoltà della vita? Assolutamente no. Noi diciamo che con la risurrezione la morte è vinta. Vuol dire che noi non moriremo? Moriremo tutti, state tranquilli. Non è che ci venga dato lo sconto sulla durezza dell'esistenza. Ci viene data la chiave per una vita nuova, per una vita risorta, per una vita che non teme la morte. Perché? Perché continua ad affidarsi alla potenza dell'amore di Dio e anche di fronte alla morte si affida alla potenza dell'amore di Dio. Cosa sarà quando il Signore, quando moriremo, ci accoglierà? Lo deciderà la sua potenza. Ma se noi avremo avuto una vita risorta, non potrà che accogliere la vita risorta che nel suo spirito ci è stata data e che si configura a colui che è morto e vivo. Capite? Questa è la risurrezione. Perché noi possiamo vivere solo nella speranza, nella sicurezza di Cristo e nella docilità allo Spirito. La difficoltà del morire ci resta tutta, ma non ci viene data la disperazione del peccato, che è la vera morte. È la condivisione piena nel nostro cuore dell'amore generativo di Dio, fino alla morte. E la morte non è più l'ultima parola. Certo, è la potenza di Dio che ci istituirà nella risurrezione, come è successo per Gesù. Ma questo fa parte del mistero di Dio. Noi non lo possiamo né conoscere, né prevedere, né manipolare, né condizionare. Lo dobbiamo solo aspettare.